MAB & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Super Sound. Pronunci Cagliari-Bari e tutti non possono che pensare a delle cose belle. La prima cosa bella che ci viene in mente quando pensi alle partite col Bari è quel 2-0 che è valso lo scudetto nel lontano 1970. Ma Cagliari-Bari è anche la salvezza di Claudio Ranieri, la prima salvezza di Claudio Ranieri in Serie A con il Cagliari, appunto, che valse una stagione straordinaria, un recupero che somiglia tanto a questo recupero, perché anche in quel campionato, il terzo di Ranieri con il Cagliari, la squadra rossoblù dovette affrontare un girone di ritorno che praticamente fu un grandissimo girone di ritorno dopo quello d'andata, sempre con Ranieri, ma con una squadra ancora molto molto inesperta e che aveva bisogno di collaudo, forse proprio come quella di quest'oggi, che faticò non poco a prendere le misure prima di decollare definitivamente. Ed ecco, in questa sintesi ci potrebbe essere tutta la versione ottimistica dei match contro il Bari. Ce n'è un'altra di versione ottimistica, è da rimandare al match di ritorno, perché l'ultima volta che il Cagliari risalì in Serie A, io lo ricordo bene perché fu la mia 600ª radiocronaca integrale trasmessa appunto in diretta, e in quel caso portai con la mia 600 la squadra, come dissi a suo tempo, in Serie A attraverso la vittoria a Bari, una bellissima vittoria, una bellissima giornata. Ecco, tante cose positive, ma dobbiamo tener conto del fatto che abbiamo a che fare con una squadra che ha avuto un altissimo rendimento, e questo altissimo rendimento può essere sintetizzato soprattutto da alcuni calciatori che sono i più importanti e dai quali ci dobbiamo difendere. Il primo in assoluto è Walter Khedira. Chi è questo giocatore? È un giocatore di nazionalità marocchina, italo-marocchina, che arriva dal Parma in prestito. Pensate quando si sta mangiando le mani il Parma in questo senso, e che in questo campionato, pur avendo fatto anche il mondiale, ha realizzato 22 reti in 36 partite con ben 7 assist. Pensate che bottino per Walid Khedira, che è riuscito a essere uno dei giocatori determinanti. Pensate che la sua media punti è praticamente simile a quella della società, 1,72. Lui è certamente uno dei giocatori da tenere d'occhio, il miglior realizzatore, il miglior assist man, ma non solo, alle sue spalle c'è quasi il vuoto, perché gli assist ne ha servito 4 Ruben Botta, ma la sua media di punti è bassissima, 1,40 nelle partite che ha giocato, e 4 li ha serviti invece anche un altro giocatore, Bellomo, adesso oggi mi sono Nicola Bellomo, 4 assist anche per lui, con una media peraltro alta, quindi Bellomo è uno di quei giocatori che porta bene. Ma oltre a questo, attenzione, un altro nome che non dobbiamo assolutamente dimenticare è quello di Raffaele Maiello, il mediano. Ecco, neutralizzare questi vuol dire necessariamente riuscire a vincere probabilmente la partita. MAB & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Super Sound.